No, non è assolutamente facile presentare questo programma, dato che ci hanno attaccato spesso, però siamo qui, dato il successo ottenuto da questi due pagliacci televisivi, a dirvi che benvenuti all'edicola di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Sigla. Mister, ma che è successo? Ma chi è quello che ci ha Cioè, presentato? Cioè, ma io... no, ma denuncia. Ma... Sì! Pagliacci no. Ma stai scherzando? Cioè, hanno fatto vedere. Ma che pro... No, vabbè, comunque lo Vabbè, salutiamo, dai. no. Comunque, noi gradiamo il fatto che si è Si è prestato prestato a al fare gioco. questa cosa, dai. Vai. Sì, no, vabbè, comunque, grazie, Siamo presidente. dove? Io la cosa nostra non la dobbiamo fare. Benvenuti all'edicola di Mister Piero E Gatto. salvo Sorci. Mica, comunque sei troppo ultimamente tipo Ultima FIGC. di È campionato! finito. Abbiamo Finito. indovinato tutto, perché una cosa diceva io e una diceva quindi non potevamo sbagliare. Giusto. Vabbè, così si fa. Ce l'abbiamo fatta alla grande, festeggiamo con grandissimo giubilo la vittoria del campionato da parte della Leonfortese, veramente un grandissimo applauso. Grande! Meraviglioso! Complimenti, complimenti alla Leonfortese, complimenti a Gaetano Mirto, perché abbiamo che cosa? Un'intervista esclusiva di me medesimo ai Proprio danni. No. subito dopo la partita, proprio una cosa, e l'abbiamo solo noi. Proprio a caldo, Mandiamola, infatti prego mandiamola. la regia di mandare il contributo. L'arbitro Matteo Gualtieri di Asti ha appena decretato la fine della partita. Mister Gaetano Mirto, allenatore della Leonfortese, proprio non sta nella pelle per il successo. L'Alcamo meritava di vincere, ma è il nostro anno. Siamo fortunatissimi oggi. Era destino che dovevamo passare noi. L'Alcamo ha fatto una grande gara. Niente da dire sul calcio di rigore, ma oggi era la nostra giornata. Anche l'anno scorso eravamo in eccellenza con una squadra migliore. Oggi, con una squadra di ragazzini timorosi, abbiamo fatto una gara scadente, ma sicuramente la fortuna è stata dalla nostra parte. Grande entusiasmo di Mister Mirto per questa vittoria del campionato, ma una domanda a lei, Mister. Ma sarà anche l'anno prossimo allenatore della Leonfortese in Serie D? Non sto sulla pelle, ci godiamo intanto il salto in Serie D. Sì, è tanto parlato delle condizioni di stavo cadendo. Del Catella, ma il nostro campo è come questo, quindi ci eravamo abituati. Comunque, io non so quale sarà il mio futuro. Mister, ma all'inizio di questa stagione, sinceramente, lei si aspettava di arrivare a questo successo? Onestamente, ce lo dica. No, per niente. Eravamo partiti per salvarci anche con i play-out. Merito di un grande gruppo, veramente ho dei ragazzi fantastici. Hanno sempre dato anima in campo. Sicuramente non siamo i migliori, non siamo tecnicamente validi, non abbiamo niente, ma abbiamo solo tanto cuore e con questo vinciamo le partite. Ma che cosa ha pensato quando l'arbitro ha concesso il rigore all'Alcamo? Ho pensato che sbagliando non avrebbero più vinto la partita. Grazie a Mister Mitto e ancora complimenti per la vittoria del campionato. È un grandissimo, Un veramente. applauso a Oh, Gaetano, grande è Gaetano Mirto, grande! grande, grande, veramente meraviglioso e stupendo. Io da sempre, diciamo, ho detto, insomma, Piero, mi devo lavare sessione da scherzo. Io l'unico, neanche lui ci credeva, Neanche neanche lui, lui. vero, vero, è vero, E invece chi c'era a dire? Il Il pubblico. pubblico, Grande grande, cioè, pubblico, fino alla fine con non noi. manca Comunque, niente. stavo finendo di dire che l'unico che forse ci credeva che vinceva il campionato ero io. Quindi, Vero, magari il premio campionato vero, vero, vero. potreste anche darmelo, perché onestamente. No. Vogliamo parlare?
Vogliamo parlare due minuti? Due minuti? Seri? Due minuti seri? Seri? Ah, dai, cambiamo allora. Trasmissione, mica questa è passione motore. Seguite passione, com'è passione? Passione sport! Forte, subito dopo di noi. Questa passione sera sport. Alle 21. Alle 21. Grandi ospiti, Andrea Guanno, personaggi incredibili, nani, ballerine e cotillon. Trasmissione vera, no, che tagliata, no, dipendete. Guardate dopo, che trasmissione sport, com'è? La passione delle la passione di Cristo, alle 23, trasmesso su Canale 8, il film, Mel Gibson. Canale 8, numero 1, fanno così i Serie A. Dopo di noi, però. Dopo di noi, dopo di noi. Cioè, no, dico dopo di noi ci sono. No, già. Dico anche perché è chiuscuri mezzanotte, non può fare. Quindi, dopo aver visto noi, non potete fare. Possiamo... Allora, dunque, la Leonfortese ha vinto, ragazzi, un fish un tono un poeta. Gaetano, vabbè, questo lasciamo perdere, giù. Un tiro poeta. L'Arcamo, guarda che, mamma, la porta a terra, la porta a terra, come si fa? Io ero morto perché c'era Leonardo Duca che scriveva praticamente gli aggiornamenti e c'era tiro dell'Arcamo, il pressing dell'Arcamo, tiro fuori, parata del portiere, tiro fuori, attenzione, occasione pericolosa. In Galen Poite sei tipo 11, catacombe. Cioè, tutti messi là a fare sa croce, speravo che il tempo passa e quando finisce e poi... Rigore per l'Arcamo. Rigore per l'Arcamo. Sì. Ah. Allora, Gambino, siamo pure amici su Facebook. Rigore per Gambino. L'Arcamo. Va sul dischetto. Aspetta, c'è anche il cardinale. Gianluca, la faccia tua, perché tu pigliavi a Gambino, ci davi due trampolate, ti pigliavi la palla e tiravi il rigore. È giusto, però aspetta, dopo la stagione stupenda di Gambino ci ha toccava. Cosa ha fatto? Traversa ancora, è messo che si taglia per cercare di sanno. Niente. E insomma, quando le partite sono scritte, non ci si può niente. Era l'anno, come ha detto poco fa Mitto, che l'abbiamo visto. No, Ido era. Lui era. Ha perso pure tutti i capelli. Era lui. Era lui, come ha detto Mirto, quando l'anno è di una squadra c'è poco da fare. Quindi brava la Leonfortesa, complimenti a tutto il pubblico di Leonforte e complimentissimi al pubblico di Arcamo che ha fatto sì che questa partita finisse senza problemi. No, hanno pure applaudito il pubblico che veramente concorda con noi, perché hanno applaudito pure i vincitori, onestamente. Bravi. Quando è, cioè, a dire, il pubblico dell'Arcamo è stato veramente meraviglioso, a prescindere poi dei vincitori di campionato. Più tardi, non mi raccomando, non perdete l'intervista, un'altra grande esclusiva telefonica con mister Pino Barbata, vincitore del campionato di promozione col Paceco. Proseguiamo e andiamo subito a levarci questi sassolini dalle scarpe, così in modo che parliamo delle altre partite veloci. Quindi diamo gli altri risultati. Allora, Campofranco San Cataldese 2-3. Vabbè, andiamo avanti. Insomma, tanto era finito il campionato. Un saluto a Giuseppe Polito che ha chiuso il campionato. La San Cataldese si è salvata, doveva salvarsi, e così è stato. E quei famosi 40 punti che dicevamo noi la scorsa settimana. Tutti a 40, quindi andiamo avanti. Poltore Profavara, un'altra passa di quelle clamorose. 3-0 per il Profavara, quindi dico, Favara. Chiamare le partite veramente è il Profavara, a quanti punti è arrivato? 40 ovviamente. E poi aspetta, andiamo a sparare che cosa adesso? San Giovanni, abbiamo pure San Giovanni Gemir, Raffaele, quella è partita. Però mi schiene poi suona. Allora, San Sebastino Mazzara non esiste, inutile, 0-5, 5-0. Siamo qua a parlare proprio di cose che non hanno senso. E adesso andiamo a parlare. No, vabbè, parliamo intanto due parole, io direi due parole sul commiato del Serra di Falco al campionato di Eccellenza. Perché tu ti hai detto che si volevano imporre sulla Riviera Marmi. Io poi ho sentito finalmente, anzi saluto il presidente che è tornato dall'Olanda con furore, Leonardo, dove sei stato? E quindi mi ha detto, aspetta, regia Bob Marley, però ci vorrebbe adesso, perché proprio tipo Leonardo. Ma no, viene baci in compagnia per lavoro. E allora, chissà che cosa, un coffee shop. Quindi stavo dicendo, mi fa confondo. Che cazzo ci va a fare in Olanda? Lavoro, siamo noi che andiamo a fare carazze per travagliare.
E allora? Un coffee shop. E allora? Ha lasciato il Serra di Falco per darsi ai coffee shop. Mettete gli occhiali, che sei meglio. Mettete gli occhiali. Ma mi sento così più coffee shop anch'io. Ah, costruito talento. E allora? E il Serra di Falco si è presentata con la squadra juniores, quindi diciamo che è stata una partita in surplus e quindi ha chiuso questo campionato senza manco una un peccato. Speriamo che la juniores vada avanti e dà le soddisfazioni che merita questo paese e quindi ancora niente. Avvolto nel mistero il futuro del Serra di Falco ancora non è un punto interrogativo. Riviera Marmi lui doveva vincere con 3 gol di scarto se doveva doveva fare via, andiamo alle partite quelle importanti. Andiamo alle partite veramente importanti. Io partirei invece da Rocca di Caprileone e Mazzara, Piero, perché comunque si giocavano il posto, diciamo, chi giocava dentro casa, diciamo, il payout. Ma che di insomma, campo, allora, se vi vedete le nostre trasmissioni dell'inizio, diciamo attenzione che il campionato d'eccellenza è un campionato che non lasciamoci. Ma che fa? Questo è per Leonardo Burgio, questo. Leonardo, a posto, vediamo. No Serra di Falco, no cry. Non piangere, Serra di Falco. No Serra di Falco, non piangere. Sta tornando il tuo presidente. Lo convinceremo noi. Ci pensiamo noi. E dovrete farci anche una statua. Sì, è vero. Allora, quindi dicevamo. Ora io chi stava dicendo? Che c'era Camposanto, Campofranco. Camposanto. Allora, il Rocca non è stato capace di superare un Mazzara che comunque è andato lì con prepotenza, si è appicchiato i 7 punti e secondo me ha messo proprio un'ipoteca sulla retrocessione del Rocca. Ma a questo punto, vista comunque sia l'andazzo della squadra e di quello che è successo, queste dimissioni di Bongiovanni, diciamo quasi quasi accompagnato all'uscio, erano necessarie oppure no? Allora, io sono stato a Rocca e mi hanno garantito che le dimissioni sono state date da Bongiovanni. Quindi, sicuramente Bongiovanni ha più esperienza che Campofranco, è stato un ottimo calciatore, però ancora come al lato tecnico non ha fatto vedere nulla. Ma partire subito sui carboni ardenti, anche per se stesso è stato veramente... Però qui non possiamo dare colpe ai tecnici, perché insomma noi non siamo qui per dare colpe a nessuno, però di sicuro Bongiovanni ha fatto un grande campionato scritto da Rocca, pure che riporto l'opinione di chi ci segue per rispetto a quelli che ci seguono, speriamo. Non abbiamo bandiere, quindi o Mazzara o Raffaele o Leonfortese. Per noi, ma quale me lo importa? È Rocca, non abbiamo fissa. È fissa la Rocca, cioè la rotta. E quindi per noi uguali sono. Quindi vinca sempre il migliore. Ieri il migliore è stato il Mazzara e si è preso questi 3 punti e si va a giocare i play-out in casa propria, con un grande pubblico, e sarà molto dura per arrivederci Rocca. Va bene. Ok, ecco, andiamo un'altra partita vera, San Giovanni Gemini Raffadali. Certo, il risultato sembra quasi tennistico, 4-7. Ma Mimmo si è dovuto arrendere, poi alla fine è finita pure che molti ragazzi hanno un po' perso adesso, quindi anche in 9 hanno finito la partita. Il San Giovanni in questo momento è veramente molto forte, quindi ci voleva un miracolo per quello, infatti avevo detto il discorso dei 10 punti e noi avevamo questa preoccupazione effettivamente. Non era una preoccupazione, dai, onestamente, secondo noi, te... Noi volevamo che Mimmo si giocasse fino all'ultimo nei play-out. Allora, ci ha provato. Però... ha fatto un miracolo, dai. Sì, quindi, come l'ha messo io. Mimmo, comunque complimenti. Soprattutto per la passione che ci metti, è giusto questo. Ricordiamoci, passione... Tu quando dice passione io mi blocco, Salvo, dai. Passione delle passioni. Ci vuole uno sciacquone, comunque. No. E allora, dai. Perché è bello, retrocesso. Retrocesso, vai. E quindi... Ma bello, ora l'ho pure, metto il sciacquone,
vabbè, però lo diremo di nuovo. Dai, no. Cosa abbiamo? Cosa ci dici? Dai, una bella partita. Quale? Una bella partita. Ci sei stato? Ci sei andato a vederla? Ma come? Palmon al certo. E posare il caso. Mica ti stai spogliando. Certo, certo. Allora. Raffadali, retrocesso. Raffadali, retrocesso. Retrocesso che retro, insomma. Allora, cosa vuoi sapere? Ma voglio sapere, intanto, parlando delle due squadre, forse due delle squadre più giovani di questo torneo, delle squadre che hanno giocato meglio, sicuramente, diciamo, il miglior calcio l'ha fatto il Camarat all'inizio della stagione, la Parma invece nella seconda parte della stagione, a detta di tutti, è stata, diciamo, la squadra che più ha entusiasmato sotto il profilo tecnico-tattico, diciamo, questa realtà di eccellenza, anche perché comunque una formazione costituita quasi per più del per il 70% da juniores, che alla fine i picciriti che io cavano. Come ti ho detto, le tue preoccupazioni. Gioacchino Serio, Gioacchino Serio. Abbiamo sentito l'intervista fatta a Gioacchino Serio. Insomma, allora, siamo seri. Queste due squadre si giocheranno adesso, probabilmente. Allora, si sperano di incontrarsi per la dicendo finale. Tutte così, voglio sapere qual è la domanda. Beh, insomma, conta mi sapete. Perché noi che qua siamo a passione sport. Allora. Quindi le due squadre di rivelazione del campionato, e qui nessuno ce lo toglie, perché sia il Camarat che la Parma, come diceva poc'anzi giustamente Salvo, hanno fatto vedere il gioco più bello. Però più di tutti, io non potrei sembrare di parte, ma vi giuro non lo sono, la Parma ieri è stata eccezionale. Il primo tempo della Parmonball era pronti via, si rischiava veramente di fare 2-3 gol nei primi 15 minuti. Io devo dire che in questo preciso momento, la squadra, cioè la Parmonball in casa è la migliore squadra del campionato. E lo dico con convinzione di causa. No, assolutamente. È la migliore squadra del campionato. Quindi io devo fare. No, non faccio più complimenti, che mi sentivo a fare complimenti. Però in questo momento è la squadra. Perché quando io ho visto giocare 4 volte la Leonfortese, tanto ormai vinci la Leonfortese in Serie D, quindi gliele possiamo dire quello che vogliamo, possiamo fare poi gli scherzi a Mirto. Tanto sono tutti felici. Sì, quindi mento. Ci perdonate tutto, è giusto? Quindi possiamo parlare liberamente. Dai, il pubblico impazzito. Antea, smettila. Quindi ho visto giocare la Leonfortese, ho visto giocare altre squadre che si sono giocati il campionato, l'Alcamo stesso, il Marsala, però onestamente vedere giocare la Parma veramente è qualcosa veramente di bello. La partita è finita 1-0. Anche io devo fare complimenti a Renato Maggio, che ha ammesso sportivamente la superiorità in questa partita della Parma. Si è incavolato pure questa volta. Guarda, devo dire che è stato veramente di una correttezza, una sportività. Gli bastava non prendere 3 gol. Ma lui questo ha detto, io, ma avete capito? Cioè, Renato ha la saggezza sa tutto, Renato. Edu secondo me sape pure come finisce nella partita di ritorno. Sì. Comunque complimenti alla Parmonball, e sarà una grande partita di ritorno, perché ci sarà la Parmonball a gran completo, perché rientra Mirko Alletto, rientra Pietro Lala, poi devo fare i complimenti a Citarda, che nonostante ha sbagliato almeno 5 gol fatti, però devo dire che il primo tempo Citardo è stato il migliore in assoluto. Ha sbagliato 5 gol fatti. Comunque complimenti ad Andrea, che ha fatto una grande partita. E questo era l'importante. Però andiamo adesso ad analizzare la griglia playoff. Io direi andiamo ad analizzare la griglia playoff, perché tanto del playout l'abbiamo parlato. Quindi a questo punto noi abbiamo che si affronteranno, diciamo, il turno dei playoff. No, non metto il cielo tanto. Non lo devi mettere. Perché non ce l'ha chiuso? Manco Piattello. Se tu mi metto Piattello, c'è cosa, non me la metto. No, ma se ci fa chi sei in mano, Salvo. No, Piero. Non la mettere più. Piero, stati tranquillo, Piero, stati tranquillo. Stati tranquillo. Abbiamo una foto quando siamo ad Agrigento, ce la pigliamo con l'arbitro, così. Però tu tieni a me quella. Ah, io tengo a lui. E quando mai. Alcamo Marsala, ecco, andiamo, proiettiamoci avanti. Alcamo Marsala, due super piazzone.
Ma il Marsala, ne abbiamo parlato del Marsala? No, non abbiamo parlato, infatti. No, San Sebastiano, vabbè. Alcamo Marsala sarà veramente, io intanto bisogna vedere come ne uscirà, perché sicuramente avrà le ossa rotte l'Alcamo, perché è una batosta, un po' la stessa batosta che ha preso il Marsala dopo la Coppa Italia. Capisco, a botta, come si suol dire. Quindi la botta l'ha preso l'Alcamo, quindi vediamo come ne uscirà fuori da questa, da questo corpo di legno, perché era un checkpoint, come si dice? Come si dice? Dimmi, aiuta. Check con un cane. Quindi, match point! E Jack cos'è? Jackpot. Quando Jack tiri pot. La Ah, il Jack poi non è proprio bello. Esce nel riccio. Con quello che ha detto lui era se l'è lasciata sfuggire. Quindi. Ma che non ne so. Ehi, cavolo. Quindi ora Jack il point. Sai, io ti segnalo a te. La vuoi fare? Allora, quindi niente, il Marsala andrà, io secondo me ha delle grosse possibilità di superare questa partita. Ma secondo te, diciamo, la vincente di questa partita non è la più accreditata poi alla vittoria finale? Perché molti parlano adesso tipo di finale anticipata. Dico, con tutto il rispetto poi per Camaret e Parmon, Valecco, ma dico, se i due organici di Alcamo e Marsala sono nettamente superiori. Qualcuno già come organico sicuramente. Quindi qualcuno ha già parlato di questo, naturalmente ci saranno a casa Edi, Mutolo, però si toccheranno i cosiddetti, però. Se dovesse vincere l'Alcamo, e allora si giocherà di nuovo i playoff in casa. Se dovesse vincere il Marsala, gli toccherà andare fuori o a Cammarata o a Palermo, dove già per due volte le ha prese. Poi però ci sarebbe il mezzogiorno di fuoco con Mutolo, onestamente. Ci andiamo con sei telecamere, canale 8 che riprende mezzo regia di Salvo Sorci, i caschi Piero Canto. Regia di Salvatore ci hai provato mezzogiorno di foto, immaginati tipo scontro all'OK Corral, no, Mutolo contro Gerardi. Sarebbe meraviglioso. No, vabbè, dico, gli amici di Alcamo si toccano giustamente pure loro, fate gli scongiuri, ma alla fine chi vinca la squadra migliore e più forte, quindi senza dubbio. Abbiamo finito. Sì, vabbè, buttiamola questa eccellenza, per questa ne abbiamo finito. Comunque, come al solito, sai chi ha vinto la classifica dei cannonieri? Vabbè, io ci sono uno a caso. Messina. Uno nuovo. Però fanno foto picca, vabbè, ma 16. 16 cambiando tipo 6-7 squadre, dai. Perché ancora non si è capito come è riuscita a cambiare. Dunque abbiamo fatto 4 fogli, hanno vinto tutte. Tutti. E complimenti allo Sport Village. Tommaso Natale che ha vinto il campionato, perché ha superato, diciamo, al rush finale la Panormus. È una cosa bellissima vedere almeno 700 persone, vedere la partita dei ragazzi, molto sport, finalmente una partita di sport dove nessuno ha fatto il cretino, quindi un pubblico intelligente, di genitori intelligenti, così deve essere, bravi. Ha vinto meritatamente il Tommaso Natale e lo Sport Village, e comunque la Panormus ha fatto vedere veramente che è una grande squadra, quindi io aspetto la Panormus ai playoff col foglio. Giusto, Enzo. Però passami quello della Castelbuone, perché io vorrei passare adesso anche a parlare con un accenno. Due minutini. Un accenno anche questo, perché ha portato grandissima fortuna, tutti hanno vinto tutti, come abbiamo detto, però questo è una bella cacata. Questa è stata una cosa quella. Allora, Castelbuonese che va a scontrarsi. Guarda che è successo. Ma dico allo Sport. Guarda che è successo. Lo so che è successo, fammelo dire. Ma fai finta con noi, guarda che è successo. Ma che è successo? Non c'è niente. Che novità. Oh! Castelbuonese, che cosa c'è qua? Taormina, Castelbuonese, Pistolina è finita 5-3. E Santa Giolese, tutti con Ese. Ma Ese. Camurriarese. Taormina 1-1. Aspetta, cioè, sono stati raggiunti all'85esimo la Sant'Angiolese e poi all'88esimo il Taormina ha sbagliato pure un rigore, quindi... Cioè, cose proprio turche. Cose da poi. Da premettere che alla Santa Giolese
non ci interessava niente. Beh, giustamente. Però ha onorato lo sport, quindi complimenti alla Santa Giolese, sembra non scegli lingua, per la sportività. Io mi auguro veramente che, cioè io vorrei veramente che il Cefalù vincesse col Taormina e con il Taormina, la Castelbuonese. La Castelbuonese vincesse col Taormina e poi ci sarà Taormina, Santa Giolese a Taormina. Quindi auguri alla Santa Giolese. Di là tu che sapere il vino. No, io mi rifiuto. Mamma mia, mi rifiuto. Ma vi immaginate? Mi rifiuto, che mi rifiuto. Playoff! Che playoff! Bellissimo. Secondo me, tipo, gli fanno la fossa dentro il campo, tipo, non usciranno più mai dal campo. Tipo, ti fanno direttamente le lapidi. Voglio dire due cose. Tra le pensate. Benil. Renzi. No, aspetti. Renzi. Comunque, li macinano. Comunque, queste impressioni. Volevo dire due cose su questo girone. Ok, sul girone B di promozione. Allora, il girone B che noi non abbiamo mai trattato, io mi ci sono, come si suol dire, atta matecato. Perché, giustamente, io invece sono sorcimaticato. Perfetto. Perché? Neologismo. Da notare. Dizionario a zone garzanti gatto sorci in edicola con voi, sponsorizzato da Canale 8. Da notare, in questo campionato, la scarsezza, cioè Picciotti. Allora, non è che i campionati hanno regnato. Ah, no, ma adesso di più. Non abbiamo playout, perché già su tutte le retrocesse l'anno scorso, perché il Riviera Messina a 16 punti. La terza ultima, perché poi c'è Ghibellina 13 e Villafranca 7, quindi playout non se ne fanno. Entusiasmante. Si salva la Fiume Freddese, un'altra paese, con 29 punti. Cioè, sei boh diretto. Senza problemi. Niente, senza problemi. Per i playoff non c'è un playoff, perché chi dovesse vincere tra Taormina e Castelbuonese non fa un playoff, perché si levano qualche 30, poiché abbiamo 64 contro l'ultima che ha 46 punti. Sì. Cioè, ragazzi, ci sono tre squadre in questo giro. Grazie Girone B per essere presente nel calcio e regalarci queste emozioni. Queste emozioni. Veramente, non l'abbiamo seguito, ci sarà un motivo, sarà anche per questo. Veramente, il tempo delle mere, adesso il tempo delle pere. L'unica cosa bellissima sarà questo scontro diretto per la promozione di tenere in eccellenza tra Taormina e Castelbuonese, che mi auguro sia il più peggio, perché cama a fare i playoff e ne potremmo perdere. È giusto, quindi, qua l'abbiamo impegno. La federazione, vediamo quando mette questa partita. No, ma infatti partita, lo diciamo perché non ci sei. Ma come farei io, no? Ma ormai sta diventando varietà. Io voglio chiamare qualcuno che balla. Renato Rascher. Renato. Sì, lui, regista. Amone. Dai, basta. Capodanno. Allora. Dai, andiamo al girone quello nostro. Andiamo al girone nostro. Anche il Cefalù. Grande Cefalù, grande. Noi ci abbiamo provato, però il mister Pino. Ecco, infatti, adesso è arrivato. Prima di parlare del Cefalù, prego la regia. Allora, strepitoso, intanto voglio fare un complimento, veramente. Lo avevamo detto, non c'è. È da una vita, diciamo, che il Pacheco vincerà questo campionato. Complimenti al Pacheco e lo abbiamo. Dovrebbe essere in collegamento telefonico. Regia, proviamo a contattare. Ce l'abbiamo, vediamo se lo vediamo apparire. Vai col contributo alla regia. Esclusiva telefonica per l'edicola di mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Qua abbiamo il grandissimo dominatore del campionato di promozione del girone A, mister Pino Barbata. Mister, intanto complimenti per la vittoria di questo straordinario campionato. Grazie, le emozioni sono state troppo forti. I ragazzi hanno dato tutto e io sono veramente felice. Ma che grande entusiasmo che si respira a Pacheco, veramente una cosa impressionante quello che sta accadendo per adesso, tipo gente sulle strade, è incredibile, in piazza la gente non sa più come festeggiare prima, addirittura tipo ci sono state scene di giubilo attorno a lei, la vedo veramente in grandissima forma, mister.
Io ho fatto di tutto per alzare l'entusiasmo a questo ambiente e loro mi hanno ripagato. Ma il segreto, mister, il segreto di questa vittoria del campionato, come è riuscito a vincerlo? Comunque sia una neopromossa che vince il campionato e arriva direttamente in eccellenza. Qual è il suo segreto? Lo vogliamo sapere tutti. Una parola sola: entusiasmo. Grazie a mister Pino Barbata, ritorniamo in studio. Mi lascia senza parole. Io... Complimenti Pino, sei un grande. Vada, dove la vada, veramente. Io do l'addio alla televisione. Piero, me ne voglio andare. Do l'addio. Intanto devo ringraziare Pino Barbata, che sta sempre simpaticamente ai nostri scherzi, quindi lo saluto e complimenti veramente di nuovo al Pacheco e quindi andiamo. Pacheco. Allora, Pacheco. Pacheco. Taglia. Allora. Meraviglioso, comunque era la squadra più forte, giusto? Ragazzi. Che siete, l'ho detto. Presidente, chiamami, se ti mettiamo d'accordo per l'anno prossimo. Siete stati più forti, avete vinto meritatamente. Ti sistemo un po' di problemi che hai in mezzo. A vedere un po' cosa è successo. Cos'è successo? Che il Monte Maggiore, vabbè, come abbiamo detto, doveva essere in qualche modo giudice di chi dovesse andare a fare i playoff. O i playout, perdonami. Comunque sì, Delfino ce l'avrebbero fatta comunque, ma. Ha perso 5-3 col CUS e il CUS si salva direttamente. Non è che ha perso col CUS, Palermo. Ha perso col CUS Palermo. Comunque, io sono felice per i ragazzi di Zappavigna che hanno raggiunto la salvezza diretta. Montemaggiore ha fatto il suo solito campionato. Quindi niente, vabbè, a posto, dai. Ne parleremo l'anno prossimo. Sicuramente con obiettivi diversi. Sicuramente la programmazione, spero, del CUS sia diversa. Anche perché è una scuola con qualità tecnica. Con quella struttura, con quel po' di roba che ha alle spalle, si può veramente fare qualcosa. Perché ha detto popò. Popò. Scatta automatico. Ci sono le luci, quelle infrarosse. Vabbè, Cefalù, grande comunque sia. Ovviamente col foglio non puoi perdere, perché chi fa il foglio vince sempre. E ora che vanno a fare a tutte e due, qualcuno vincerà. Quindi metta il foglio. Grande Pino Minutella, grande Cefalù, grande tutti. 3-0, non c'è stata partita. Castellammare in vacanza. E adesso si va a fare questi bei playoff in casa e affronterà il Monreale di Sergio Maggio. Andiamoci subito a parlare. Che con fatica è andato a vincere. Ero con fatica al 91esimo. Attenzione, al 91esimo. I Delfini erano in 10 dal 53esimo. Sì. Perché di grazia, follia. Non lo so, qua si parla di cose che sicuramente un'espulsione poteva essere evitabile. Non c'era neanche Cristian Perricone, che comunque sia, noi facciamo i nostri migliori auguri, che comunque per un discorso di un problema familiare a cui non siamo tenuti a dire io. Ciao Cristian, siamo con te, ti vogliamo bene. Non penso. Ma il Monreale comunque sia, non è che non possiamo non domandarci, perché non è che questo è un risultato di salute, perché arriva allo scontro con una squadra invece in salute proprio per i playoff. Non lo so, sarà una partita tutta da vedere. Con questa è la formazione. Questa è la formazione del Monreale. Sergio, direi che chi tu sono i piccerini a Monreale. Sergio, grande. Intanto facciamoci playoff e vediamo come finisce. Però c'è Falò alla grande. Anche perché rischia. Andiamo avanti. Ne parleremo più avanti, soprattutto nel foglio. Del Pacheco, vabbè, che passeggia 5-0. Non abbiamo parlato. Inutili, fratelli Cataldo. Materassi Cataldo. Catacombe magari. Proseguendo invece ci sono i gemelli del Cannolo, che hanno vinto 3-2 col Favignano. Una partita spettacolare, calcio champagne 3-2. A proposito di Cannolo,
proprio di Cannola. No, Renzo, ci dobbiamo sentire, vero, per il foglio. A Saloì di Cannola, perché non c'è. Dobbiamo fare il foglio a Dattilo, Renzo, te lo sto dicendo. Quindi sentiamoci telefonicamente, così io dico prima. Ma perché non lo chiami, scusa? Dammi il numero. Lo chiamo. Al telefono è là dentro. Renzo, il foglio a Dattilo, e poi ne verrà. I Cannola prendiamo a cattare. Comunque grande partita, 3-2. Però il Favignana ha ancora champagne spettacolare, perché onestamente dove va il Favignana dico regala sempre spettacolo e gol. Ma io vada, devo fare veramente un complimento particolare a questi ragazzi del Favignana, che quest'anno hanno fatto veramente delle grandi cose, perché dobbiamo sempre dati per spacciati, perché erano dobbiamo finiti. Sempre dare per considerare anche le disavventure, perché sono tutte trasferte incredibili che fa questa squadra. Quindi complimenti ai ragazzi di Favignana e niente, quando siete a Palermo ci incontriamo. Vi mandiamo il foglio. Il foglio con le ricordi. Il razzo con i fogli dentro. Salemi Ligni Trapani 3-0. Non c'è stata storia. Non me l'aspettavo. No, non c'è stata me storia. Lo aspettavo. Ligni Trapani mi hai deluso. Comunque. È arrivato dopo una cavalcata e una rincorsa, però in questo momento io te l'ho detto, non chi c'è l'allenatore del Salemi? Potaggio. Oh, ora c'è quello vero, Potaggio. Aspetta. Prima c'era l'altro Potaggio. Ora c'è l'altro Potaggio, sì, quello vero. Quindi l'allenatore non è cambiato. No, c'è l'altro Potaggio. Quindi perché si fanno cambio di Potaggio? Non lo so. Io l'ho sentito ieri così. Ma sei sicuro? Non voglio che me lo sono sognato. Perché sennò l'ultima volta abbiamo sbagliato. Ho sentito che c'è l'altro Potaggio, quello... Il consigliere Potaggio. Sì. Ma però tutti i consiglieri se la stanno facendo. La politica che ha fatto io. Assessore. Allenava nazionale. Assessore Gatto. Pra... Ecco, irrita regia. Sei fuori tempo. Ci sei? Ce n'è uno bello di Totò. Quello di Totò bellissimo. Quello di Totò dell'altra volta. Quello di Totò è bellissimo. No, mi fai vedere le partite che non so cosa c'è adesso. C'è una memoria di ferro. Che abbiamo? E Delfino abbiamo detto, vabbè. E poi concludiamo con sempre in bellezza con lo Strasatti che fa 3 gol, ne prende 6. Chi riposava? Vai. Il Fugatore che riposa il Fugatore, che farà i play out fuori casa, verrà qui a Palermo. Sì, bello. Champagne per i Delfini, perché un che c'eri di un altro. Ma come ci combatte questo manicomio? È un manicomio, ragazzi, un manicomio. È bellissimo. Comunque, grande champagne. No, dico, comunque, ragazzi dei Delfini, è una gara alla vostra portata. Veramente, fate in modo che i vostri sacrifici di un anno non siano resi vani da quest'ultima fatica, che è questo incontro col Fulgatore, che è prettamente alla vostra portata. Quindi cercate di allenarvi bene, soprattutto per tutte le persone che stanno intorno a voi, le persone che hanno fatto sacrifici. Anche perché io posso mano andare a bere, non l'ho capito. No, dico, perché comunque sia, dico, riusciamo alla nostra impresa, che almeno tipo... Che almeno l'altra parmitana si salva, e abbiamo perso soltanto il Carini, e quindi tutto questo magari tipo, ci rende felici e possiamo anche continuare a parlare e viverla. Anche perché le due squadre di Palermo sono Delfini e Cusi, quindi vorrei che ci teniamo particolarmente. Abbiamo finito. Abbiamo qualche considerazione finale? No, abbiamo pensato che abbiamo detto. No, diciamo sì. Che intanto dobbiamo sempre ringraziare il nostro pubblico. Ovviamente, il pubblico, tipo, abbiamo. Allora, intanto vorrei ringraziare Canale 8. Soprattutto. Perché Anna e Roberto è il pubblico. Che ci stanno dando questa opportunità e i pipi che ne pagano. Cioè, Anna è salvo, Anna, in regia salvo Anna, che c'è. No, io a salvo non lo voglio ringraziare. Ma sul tuo padrone capo io, perché non ringraziare come voglio io. Io ringrazio. Ma c'è stato in regia. Io ci ho detto Anna, ma Anna Monella che Izzo si droga. Si droga. Ma tu la dare, la tonda va a cassare. Ma perché tanto? Vedi che c'è. E infatti, ma questo Piero, ma che tu c'è? Sei antico. Meno male che a mezzanotte. Tu sei cosa veramente? Allora, di quale programma sei cosa tu? No, poi casa Pito. No. Ma mica sto dicendo di questo canale, che ne sai? Dai, ma dei Parrini, dei canali quello che fanno le trasmissioni con i Parrini.
che ci vanno quei giocatori confessati e gli allenatori confessati che si mettono là. Mi manca la Valletta. La capitale di Malta, La Valletta. Comunque dobbiamo vedere, dobbiamo movimentare questa trasmissione perché mi pare moltezza. Sì? La prossima puntata mi travestirò da Giuseppe Bottone. Ci uccidiamo in diretta, facciamo una Arachiri. Tommaggio troviamo addirittura tutto noi. No, ti prego. Allora, la cosa bella, allora Salvo, fai una cosa. Ammazza Anna e poi ti suicidi. Noi usciamo fuori, troviamo i due cadaveri e chiamiamo la polizia. Cioè, con te scappai. Grande Mani. Successo, però, di canale 8. Bellissimo, tutto molto sangue. La telecamera qua io. La giriamo. In diretta. Lo facciamo. Guarda, una cosa bella. No, tutto questo è perché voi durante le partite nei campi di calcio non vi scannate più come prima. Perché adesso che ci siamo noi. Manco una temporata, una tizzata, niente. Colpi di casco, niente. Schiaffi, niente. Sputi, niente. Adesso è diventato veramente il campionato monastico delle città del Vaticano. Ce ne dobbiamo andare in Campania, che almeno si ammazzano. Comunque signori, grazie di tutto, veramente. Non è finita qui perché ci sono i playoff e playout. Seguiremo tutti gli spareggi possibili e immaginabili. Quindi salutiamo Mirto e salutiamo. Soprattutto per l'intervista a Gaetano Mirto, al mister Pino Barbata che ci hanno concesso queste esclusive. Abbiamo la carta scritta, potete farlo. E soprattutto grazie a voi che tramite Canale 8 e la nostra pagina su Facebook, l'edicola di Gatto e Sorci, siete sempre presenti e ci avete fatto fare numeri strabilianti, perché le ultime due puntate abbiamo fatto circa tipo 7000 visualizzazioni nei video, onestamente la nostra pagina. Sai, onorino. Poi, vabbè, sto dimezzando. E chi avete calato una cosa solo, non lo dire. Vabbè, allora, siccome non abbiamo fatto nessuno nemmeno una dopo visita. Dopo di noi cosa c'è? Passione delle passioni. Passione sport dopo di noi, mi raccomando. Seguitelo, loro seguitelo, sì che sono seri. Loro sono, è una grande trasmissione. Seguitela attentamente. E quindi se ci volete rivedere, oltre questa puntata che state vedendo, diciamo alle 6 in prima battuta, poi ci sarà mezzanotte. Vabbè, comunque lo sapete. Girerà tipo il mestolo. Insomma, sapete dove trovarci. Quando ci volete vedere, noi saremo qui ad aspettarvi. Anche feste in casa, se ci chiamate, noi veniamo. Matrimoni, tutte cose facciamo. Presenze al circo, tipo feste di paese, karaoke. Piero Gatto anche di solito pulisce anche scale. Ultimamente si è messo anche a. Ma c'è crisi. No, per dire, comunque, io giusto. Due lauree, vedi come state riuscite. Il cervello è azzannato. Va. Direttamente. Ce ne vogliamo andare. Assolutamente sì. Comunque, un ringraziamento a voi che ci seguite da casa. E come sempre, un grande grazie di tutto e di esistere a Mister Piero Gatto. E a Salvo Sorci. Ciao a tutti a casa. E ci vediamo per i playoff e playout. Ciao!